5 key points sulla liposcultura. Punto numero 1 è un vero e proprio intervento chirurgico che fondamentalmente non serve per dimagrire. Questo è un punto molto molto importante, ovvero il candidato ideale, colui il quale ha già un peso forma, quindi è già dimagrito, e sono rimaste piccole aree dove sono presenti queste adiposità localizzate. Punto numero 2, naturalmente il fine della liposcultura non è soltanto quello di rimuovere il grasso in queste piccole zone, ma anche quello di indurre una retrazione della pelle sovrastante questo grasso. Esistono diverse tecniche, delle tecniche diciamo assistite da energy based device, come per esempio il body tight, il laser, ma esistono anche delle tecniche meramente manuali, la cosiddetta liposcultura tridimensionale, dove andando a dare un danno superficiale al derma con delle cannule molto sottili, la pelle andrà a retrarsi al pari di quello che è il grasso rimosso. Naturalmente però migliore è l'elasticità della cute, il tono della cute, migliore sarà il risultato post-operatorio. Punto numero 3, molto frequentemente la liposcultura può essere associata al lipofilling, ovvero il grasso che andiamo a prendere da aree come la zona trocanterica, il cosiddetto culo a decevallo, oppure la zona del grasso al di sopra dei glutei, possiamo andarla a rimodellare. Questo grasso però, invece di buttarlo, avendolo opportunamente allestito e lavato o purificato, può essere reinfiltrato, generalmente nella regione glutea, che ci aiuta a dare un risultato migliore rispetto a quello che è semplicemente rimuovere volumi. Perché il concetto fondamentale è quello di ridisegnare la zona, e frequentemente l'area ridisegnata è appunto quella glutea o attorno ai glutei, il cosiddetto frame, la cornice. Punto numero 4, questo intervento naturalmente non è un intervento banale, o meglio, sul web molto frequentemente si legge di questa liposcultura eseguita magari non in sala operatoria, in un ambulatorio chirurgico. Se parliamo di liposcultura vera e propria, questo è un intervento chirurgico che va eseguito in clinica e va eseguita anche un'attenta analisi preoperatoria, nel senso che noi dobbiamo andare a valutare bene quanto volume di liquidi infiltrare prima di andarlo poi a rimuovere, qual è il volume di liquidi che l'anestesista dovrà dare endovena al paziente per un corretto ripristino volemico. In poche parole, non è una banalità come purtroppo spesso si è soliti pensare, e anche per questo è un intervento che naturalmente ha un elevato tasso di complicanze se eseguito non nel corretto modo. Questo in un ultimo punto, ricordatevi sempre che dopo aver rimosso del grasso chirurgicamente una liposcultura, questo grasso non potrà più riformarsi in quell'area. Ma se non mantenete stabile il vostro peso, per esempio mangiate tanto, quello che succede è che si ipertrofizzerà, diventerà più voluminoso il grasso attorno all'area che abbiamo trattato, quell'area invece rimarrà priva di grasso e quindi si verificheranno dei veri e propri buchi. Alla prossima!